Buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi 11 dicembre. Che ore sono? Vediamo subito, sono le 10:47. Oppure come fanno quelli che adesso utilizzano tanto i computer? Guardate come fanno. Alexa, che ore sono? Sono le 10:47 del mattino. Non so se l'avete sentito, insomma, io la trovo una cosa tremenda questa roba qui che ho appena fatto. Ma comunque, andiamo avanti sulle questioni che riguardano i giornali. E la questione di Corinaldo oggi, cioè la discoteca dove sono morte sei persone, di cui, buongiorno Giampaolo, mitico Giampaolo Sedino, che inizia anche a scrivere delle cose molto interessanti e leggetele sul sito nicolaporro.it. La cosa che più oggi mi appassiona è, come ieri peraltro, l'ho raccontata anche nell'ultima parte di Quarta Repubblica, Ugo Giorgio, è la questione della discoteca di Corinaldo. Io penso quello che ho detto ieri e che oggi sui giornali non ho trovato, perché oggi i giornali si parla molto e parlano molto giustamente della cronaca, la gang, gli otto, di che nazionalità sono, come è avvenuta la dinamica, gli indagati, e come sempre i giornali la fanno molto semplice: colpa del gestore, colpa dell'affollamento, i biglietti. Ecco, a me la parte che più mi interessa è una parte che mi interessa è sociologica e quindi la più noiosa forse, e cioè questa tragedia è un conto, si troveranno i colpevoli, si dovranno condannare e nessuno può discutere di questa tragedia. Invece l'aspetto sociologico che mi interessa è quella di questi bambini di 11 anni, 14 anni che vanno a sentire Sfera e basta e che hanno un atteggiamento che io oggi non ho trovato sui giornali, che è il commento che io avrei fatto, che uno può anche ascoltare Sfera e basta, a me non me ne importa nulla, ovviamente uno poteva ascoltare il rock, il jazz, Giovanni Notti, Vasco Rossi, quello che cavolo volete, cioè ognuno può guardare e può sentire quello che gli pare. Ma la cosa che mi fa impazzire è che i ragazzini di oggi sentono questa roba accompagnati dai genitori, e cioè che non vi è una ribellione, vi è semplicemente una ribellione da viziati, cioè io sono viziato, quindi ho la mamma che mi porta con la macchinetta a sentire Sfera Ebbasta che dice che tutte le donne sono troie. Questo è quello che scrive nei suoi testi Sfera Ebbasta. Lo puoi ascoltare? Sì. Lo puoi condividere, ma guarda, per quanto mi riguarda, condividetelo pure. Io non lo condivido, ma non è possibile che in questa società, per cui il problema emergenziale è quello del femminicidio, per cui il problema è il genere, per cui ieri sera si è un po' esagerato Sgarbi, quando dice quelle cose, quelle parolacce, non mi piace neanche a me, ho cercato di tenerlo giù. Insomma, in questo mondo che è fatto del politicamente corretto, i bambini di 11 anni, in maniera politicamente corretta, vengono presi per mano, 12, 13, 14 anni, e portati da mamma in una discoteca a sentire Sfera Ebbasta. Oggi il Foglio, che lo deve sempre fare strano, ci racconta con pistolini che c'è odore di rogo per questo trapper. Dice fa quello che fanno tutte le celebrità istantanee, cioè va da un concerto all'altro e fa più soldi che si può. Benissimo, però liberi noi di svelare l'ipocrisia di canzoni che fanno schifo, testi che sono volgari e aggressivi e soprattutto violenti, e i contesti in cui nasce questa roba qua sono i contesti di ragazzini di 14 anni ubriachi e che si fanno del male da soli. Allora io non voglio per niente fare il moralista, non voglio gettare rogo nei confronti né di Sfera Ebbasta né di chiunque altro, ma quello che dico io, molto banalmente, ai miei amici del Foglio, è ragazzi, non c'è bisogno di farla sempre strana. Si può anche dire, il giornale che oggi con Ferrara spiega per quale motivo Renzi è il miglior candidato alla segreteria del PD, sullo stesso giornale forse si può anche dire che non si è fuori dal comune a dire che quel mondo lì di impasto, di politicamente corretto e di ribellismo fatto con la manina di mamma, beh, insomma, è un mondo schifoso. Dal punto di vista culturale è schifoso, non dal punto di vista. Io non ne faccio un granché. Vorrei sentire, per esempio, un parere di Camillo Langone, grandissimo giornalista, amico mio, come tanti giornalisti conservatori, che cosa ne pensa di Sfera e basta. Voglio proprio capire. Nel frattempo c'è una considerazione da fare. Molto banale, e cioè il fatto che noi abbiamo sempre considerato la politica italiana come il peggio del peggio. Uno che ascolta quell'idiota meglio non commentare, ma i genitori dove sono? Ma i genitori non ci sono sempre a ascoltare quello che ascoltano i figli, ed è la storia vecchia quanto la musica, che purtroppo si ripete ciclicamente. Quando noi si diventa vecchi si dice ai nostri tempi la musica era diversa. Non voglio pensare questo, voglio semplicemente dire quello che ho detto prima. Ma comunque sia, ritorniamo alla politica, perché oggi i giornali me ne danno un grandissimo spunto. Io oggi i giornali leggo
leggo due notizie fondamentali che sono di politica estera, a parte le robette nostre di casa nostra di cui parleremo tra poco. Macron, che ieri alle 8 fa una diretta video in cui dice che dà il salario minimo, che ritorna indietro sulla benzina, che i gialli hanno ragione, a Ugo Gabriele. Cioè, la cosa straordinaria di quest'uomo duro e puro, quello che spiegava l'educazione ai bambini, quello sì, non andava a vedere Sfera e basta, l'esempio dell'establishment, l'amico di Giuliano Ferrara, di tutti quanti i più grandi intellettuali che ci hanno spiegato che quella è l'Europa, arrivano per strada dei manifestanti, il primo giorno cannano completamente la sicurezza, il secondo giorno mettono i blindati e quindi riescono a risolvere il problema di sicurezza nella città, e il terzo giorno va a piagnucolare in televisione che ha sbagliato e che questi hanno ragione. Bravo! Questa è la forza di un presidente della Repubblica francese che la racconta a tutti quanti. Non meglio è la situazione di Theresa May, che contratta per mesi un accordo con l'Europa, un'Europa su cui io capisco è difficile trattare un accordo con Tusk, con la Merkel, con chi lo tratti, non si riesce bene a capire, ma lo tratta, lo porta a casa, decide la questione dei confini nordirlandesi che sono il grande problema di questo accordo, bene, arriva a casa, dice si vota l'11 dicembre, cioè oggi, e che cosa fa? Fa pippa, come dicono a Roma. Cioè dice, siccome nel mio partito ci sono molti contestatori, oggi basta leggere il Daily Mail come la tratta l'umiliazione della May, dice non si voterà. Quindi oggi la Camera avrebbe dovuto votare sull'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, votata da un referendum in Inghilterra della Brexit, e quella se la fa sotto. Perché sarebbe andata sotto e prende il suo eretto privato pagato dai contribuenti inglesi e va dagli olandesi per cercare di trovare un accordo anche con loro, va dalla Merkel per cercare un accordo con loro e va da Tusk, il polacco che oggi guida l'Europa, uno di quelli che guida l'Europa. Insomma, questa è la classe dirigente politica di questo paese, di questa Europa, quella che noi abbiamo guardato, Macron altro che Trump, la May altro che Trump, la Merkel altro che Trump, tutti i fenomeni questi europei, e in realtà in politica sono delle pippe mostruose, non perché lo dico io, ma perché lo dicono i fatti, perché non riescono a portare un'operazione in Parlamento, perché non riescono a, devono piagnucolare in diretta televisiva dicendo che le loro politiche sono sbagliate dopo pochi mesi. Beh, insomma, mi sembra una roba che quando tu poi vedi le questioni italiane e dici vabbè, insomma, non è mal comune mezzo gaudio, ma insomma questa classe politica formata all'ENA con questi inglesi che girano con la loro valigetta rossa e che ci devono spiegare la democrazia al mondo, sì, l'hanno spiegata la democrazia al mondo, viva Adamo Smith rispetto a Rosmini forse, ma ragazzi, parliamoci chiaro, oggi vi è veramente un deficit nella rappresentanza politica e la loro incapacità di rappresentare e di guidare e di fare da leader di un paese. Io oggi sui giornali c'è di tutto. Gervasoni, molto intelligentemente oggi sul Messaggero, ci ricorda come soltanto nel 1956, con la crisi di Suez, francesi e inglesi avevano una situazione così delicata, ma era una situazione delicata in cui l'élite era in ambasce e quindi si scontravano tra di loro, ma non come in questo caso, quando il popolo degli elettori veramente non si sentiva rappresentato da questa elite. È bella l'inchiesta del giornale oggi, ve la segnalo, grazie Luca per la camicia, bella l'inchiesta del giornale oggi. Nicola, non prenderci in giro, no, non vi prendo in giro. Bella l'inchiesta del giornale oggi sulle associazioni dei consumatori che fanno finta di difendere i consumatori, talvolta li difendono anche molto bene, ma in fatto a trasparenza, scrive Angelo Allegri, non mi sembra che siano dei grandi uomini di pulizie. Questo scrive il giornale, ve la consiglio. Conte sta ancora trattando sulla manovra, perché più o meno poi alla fine, entro la fine di dicembre, la dovremo fare questa cavolo di manovra. Lui vorrebbe arrivare al 2% di deficit, mentre in realtà gli italiani Di Maio e Salvini non ci pensano proprio. Ma un'altra cosa che ha notato, secondo me, Repubblica o non so quale altro retroscena, è che in realtà Conte vorrebbe tagliare più, diciamo, le manovre leghiste all'interno di questa maggioranza, per il semplice motivo che la Lega sta crescendo più del Movimento 5 Stelle, anzi la sta ribaltando dal punto di vista dei sondaggi. Gravissimo, gravissimo quello che segnala oggi il Sole 24 Ore, e cioè nelle pieghe di questa manovra si sta facendo cassa non sulla spesa sanitaria genericamente, ma su quella dei farmaci, e si fa cassa
sulle aziende farmaceutiche italiane che, guarda caso, sono delle eccellenze mondiali. L'Italia è il primo produttore farmaceutico, o il secondo, come ha detto spesso Scaccabarozzi, che è il presidente di Federpharma, che oggi è intervistato, che oggi scrive una lettera accorata sul Sole 24 Ore. Siamo i leader o quasi i leader in Europa nella produzione farmaceutica, e il nostro governo, dice giustamente Scaccabarozzi oggi sul Sole 24 Ore, premierà chi copia, e comunque cercando di tagliare alcuni incentivi alla ricerca e alla scelta dei farmaci più opportuni, molto complicati, ma che oggi Sole 24 Ore, secondo me, fa bene a mettere come apertura del giornale. Per una volta il giornale della Confindustria fa quello che noi ci si aspetti dal giornale della Confindustria, cioè scrive delle sue società associate, in questo caso che sono quelle che fanno parte del PIL italiano, perché per quanto mi riguarda a me non me ne fotterebbe nulla se non fossero loro a dar lavoro, dare reddito e dare anche le tasse con le quali paghiamo il sistema finanziario italiano, o no? Ela mi dice: un giudizio su Di Maio? Beh, Di Maio ieri è stato molto abile nel scansare tutte le domande, soprattutto quelle economiche, che cercavo di dire, tra le quali il fatto che questo governo le imprese non le sta aiutando affatto. Di Macron vi ho parlato, di Pistolini vi ho parlato, di Ferrara vi ho raccontato e accennato. Nel frattempo, mentre tutto il mondo si muove, Macron fa pippa, la May pure, l'Italia ha delle tragedie che riguardano il sistema educativo, ma anche il solito, diciamo, come posso dire, modo di passare il tempo dei giovani. Mentre tutto questo avviene, il fake quotidiano, quello di Travaglio, di che cosa si occupa? Del fatto che un deputato del Movimento 5 Stelle va in Forza Italia. Si chiama Dell'Osso, è un disabile che ha manifestato la sua volontà di andare in Forza Italia perché quelli del Movimento 5 Stelle non lo rappresenterebbero più nella raccolta dei fondi, anche pubblici e soprattutto vostri, per aiutare i disabili. Allora, io non sono molto interessato alla vicenda, è il passaggio parlamentare di un parlamentare. Oggi è il fondo, dopo che è avvenuta tra l'altro una settimana fa, è il fondo dello strillone del Movimento 5 Stelle, che quindi non devono averla presa bene questo passaggio di casacca. Ce ne sono stati tanti altri, ma questo è significativo non perché cambi la maggioranza, quindi conta poco il motivo, ma è significativo perché dà il senso che questi qui non solo non rappresentano i grandi movimenti economici di questo paese, ma non rappresentano neanche la fascia più debole con la quale loro si sono venduti. Essere molto vicini. Questo evidentemente è il motivo per il quale il fake news di oggi, il fake quotidiano di oggi, si occupa di una vicenda che è talmente marginale che non si riesce a capire per quale motivo debba avere questa. Detto questo, la libertà di stampa è tale per cui ognuno si occupi di quello che preferisce, poi saranno i lettori a darne un giudizio. Io direi che per oggi è tutto, ne ho parlato anche troppo, ci vediamo questa sera a Matrix, ne parleremo sempre della vicenda della discoteca di Corinaldo, secondo il mio punto di vista, cioè non tanto la ricerca dei colpevoli, che ci sono, ma la ricerca di un sistema educativo completamente diverso, e non solo. Anna dice: Sgarbi sta esagerando, ieri Sgarbi quando ha insultato troppo ha esagerato, questo lo dico con voi, ho cercato in tutti i modi di contenerlo. Detto questo, la sua intelligenza è sublime e io non voglio, come posso dire, farne a meno. Se vi piace questo Travaglio noioso come Vauro, non lo so come lo sia, però servono a dare il senso di quello che pensano. Io direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela, e soprattutto sul sito nicolaporro.it trovate tutto quello che vi aggrada sulle interpretazioni della politica italiana. Ciao!